tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia. Ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando due vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete. Disponibile il siero Johnson & Johnson per chi ha più di 60 anni, Moderna per gli under 60 in farmacia. Da oggi, dopo essersi accertati dell'adesione alla campagna vaccinale della farmacia scelta, si potrà prenotare l'iniezione anche lì. Parallelamente, la regione aprirà nuovi slot sul portale. Ma adesso, avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi. Noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto in agenda. Le apriremo da post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Nel primo giorno di operatività del Green Pass, i dati sul Covid in Veneto sono buoni. Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, 247 quelle in reparto per Covid, circa 30 per ULSS, 0 morti nelle ultime 24 ore, incidenza sotto le 10 unità. Il trend positivo è confermato. La regione affina il piano di sanità pubblica che porterà il contact tracing negli eventi dell'estate nei centri estivi. Oggi, nell'incontro con le ULSS del Veneto, è stato predisposto il piano. L'incontro è servito anche per fare il punto sulle forniture di vaccini, ancora troppo poche. Debutto oggi per il Green Pass, da sempre caldeggiato dal presidente Luca Zaia, che fin dall'inizio aveva ritenuto che fosse un passaporto vaccinale il punto di partenza per la ripresa in Veneto e un ritorno alla normalità. A casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass. C'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno COVID-free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo.